Ciao a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questa nuova esperienza di riparazione. Sono Antonio della Smart Repairs. Buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo un po' un caso particolare, è la prima volta che mi succede di avere un dispositivo del genere, è un iPhone X. Lo schermo è rotto perché abbiamo messo uno schermo di prova nostro perché è arrivato senza schermo. Il problema è che continua a dire, non so se lo vedete, aspettate, non so se si vede, non si vede, non si vede, non si vede, continua a dire, cerco, qui, guardate di qua, cerco, aspettate, aspettate, ok, non so se si vede. Continua a dire cerco nessun servizio. Eccolo qua. Cerco. Allora. Cerco. Nessun servizio. Cerco. Nessun servizio, quindi rimane sempre in cerco. E anche quando vado a fare il mio asterisco 0 0 asterisco cancelletto 06 cancelletto, mi viene fuori solo l'email, non so se lo vedete, ok, solo quando mi dà nessun servizio. Se io lo vado a digitare quando mi dà il cerco, ok, l'ho fatto quando c'è in cerco, non mi dà niente. Quindi non riesce ad agganciarsi al modem. Adesso tenteremo questa riparazione. Ovviamente è un dispositivo che già è stato ovviamente operato, per dire che già hanno messo comunque, sono state messe delle mani. E noi adesso procediamo a smontare il dispositivo e poi andremo a vedere cosa possiamo fare. Quindi smonto la scheda e arrivo con la continuazione della ripresa. A tra poco. Allora, rieccomi. Questa è la nostra scheda. Ho già preparato il macchinario. Così, noi la prima cosa che faremo è andremo a separare la scheda e metterla nel suo box, per verificare se è solo un problema di collegamento, sperando che sia solo un problema di collegamento, altrimenti dobbiamo proprio fare una diagnosi e controllare se effettivamente c'è qualche componente, il power, qualcosa che non fa comunicare con il modem. Quindi adesso andiamo solamente a fare la separazione, quindi andiamo a allora. Ok, andiamo a mettere solamente la nostra scheda, accendiamo e aspettiamo che arriva più o meno 150 gradi per effettuare la separazione. Quindi a 150 gradi effettuiamo la separazione. Ok, adesso il tempo che arriva e separo, velocizzo un attimino il video. Thank you.
Rieccomi. Allora, non so se riuscite a vedere. Adesso avevo montato, non andava il touch perché ovviamente dovevo pulire le piazzole. Ho voluto provare, ma ho dovuto pulire per forza le piazzole. Adesso ho pulito le piazzole, l'ho ricollegato, non so se si vede, ma mi dà solo nessuna SIM. Non mi dice più cerco e così via. Allora, un secondo solo che vedo se riesco. Se riesco a... Ok, se riesco a farvelo vedere. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora, se potete vedere, qui dice nessuna SIM. Qua. Nessuna SIM. Non va più in cerco, nessun servizio, cerco, nessun servizio. Quindi, in questo modo qui, ho constatato che il problema era solo nell'unione dei due layer. Adesso vado a ribollare i due layer e lo vado a risaldare e il problema dovrebbe essere risolto, anche perché se non andiamo a vedere, beh, si è spento. Allora, un secondo perché lo sto tenendo con le mani, perché non mi arriva correttamente. Non mi arriva correttamente il cavettino che si è un po' danneggiato, devo sostituirlo e quindi mi fa questo scherzo qua. Allora, se lo andiamo a vedere, niente, non riesco a tenerlo. Comunque vado a ribollare i due layer. E ci vediamo appena sono ribollati. Arrivo subito. Rieccoci. Quindi ho ribollato i miei due layer. Adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere in questo macchinario, andiamo a mettere la nostra scheda. Poi andiamo a mettere un pochino di flussante un po' dappertutto, anzi lo faccio un po' più liquido così evitiamo Una volta fatto questo, vado a mettere la mia parte superiore. Vado a chiudere con questo attrezzo. Ok, accendo il mio macchinario sempre impostato a 150 gradi e aspettiamo 3 minuti, anche 2 minuti e mezzo. Mettiamo il nostro cronometro. Ok. Perfetto. Velocizzo un attimino la registrazione. Thank you.
Eccomi ragazzi, scusate ma diciamo che tra rompiscatole oggi ne abbiamo avuti abbastanza. Allora, stavo testando prima che era caldo questo telefono, andiamo a vedere. Ok, sembrerebbe essere tornato alla normalità. Andiamo a vedere se è stato saldato bene. Sembrerebbe di sì. Adesso andiamo a vedere se funziona. Allora, abbiamo detto che è sempre, potete vedere che è sempre la stessa scheda, che manca lo shield. Qui, questa parte qua, manca lo shield. Normalmente iPhone X hanno uno shield. Qui, come dicevo, che è già stata lavorata, come potete vedere, manca lo shield. Si vede di M, però vi assicuro che manca lo shield. Ed è sempre la stessa. Allora, andiamo a vedere cosa succede anche se questo schermo onestamente è quello che utilizziamo noi di prova, quindi non è che mi fido molto di questo schermo, però per fare i test va bene. Ok, il touch funziona. Ok, come prima vi faccio vedere, prima rimaneva in cerco nessuna SIM, vi ricordate? Allora, aspetta. Adesso invece è presente sempre nessuna SIM. Ok, adesso è presente sempre nessuna SIM. E se vado a digitare, come vedete, viene fuori l'email. Adesso lo posso fare tutte le volte che voglio, il mio codice email viene fuori. Quindi, ricapitolando, allora, un secondo che stacco tutto e andiamo a fare un riepilogo. Allora, questa era una scheda che, come dicevo, è arrivata, che hanno già messo mani, hanno già fatto i lavori e comunque non andava la rete, la SIM. Facendo la prova abbiamo visto che separando i due layer, all'inizio non andava, come potete vedere dal video, non andava il touch quando l'abbiamo provato. Poi abbiamo pulito tutte le piazzole e il touch andava. E se vi siete accorti, come vi ho fatto vedere dall'immagine, usciva sullo schermo cerco nessun servizio, cerco nessun servizio, e non riuscivamo a prendere il segnale della rete. Quando abbiamo separato ovviamente i due layer, abbiamo detto che il problema poteva essere proprio quello. Quindi, facendo la prova ovviamente con il nostro strumento che serve appunto per unire i due layer senza saldarli,
abbiamo visto che facendo questo lavoro e accendendolo il problema si era risolto. Quindi abbiamo capito che il problema era nei due layer. Qualcosa non andava bene nei due layer. E niente, abbiamo ribollato tutto, abbiamo rifatto tutte le piste, abbiamo risaldato i due layer e adesso il telefono sembra funzionare. Se volete metto un attimino la scheda, così possiamo provare anche con la SIM, però vi assicuro che il problema è stato risolto. Qui è stata cambiata anche la scocca, vedo. Insomma, è messo ben male questo telefono. Però un problema di non SIM che rimane in cerco su un iPhone X, abbiamo visto che il problema può essere semplicemente i due layer. Attenzione, io prima di fare questo, di provare con i due layer, ho provato a staccare la scheda e provare la scheda separata senza niente di collegato, né antenne né camere, niente, assolutamente niente. Facendo così abbiamo visto che il problema persisteva, rimaneva, quindi siamo arrivati comunque al fatto di separare i due layer, altrimenti può essere anche una semplice antenna che non fa venire fuori l'email. Quindi per quello abbiamo provato prima staccando tutto e quindi verificando effettivamente che il problema era ancora presente. Una volta che abbiamo visto che il problema c'era ancora, allora abbiamo separato i due layer, fatto la pulizia, abbiamo controllato che con il nostro comunque con la nostra box di unire i due layer funzionava e allora abbiamo ribollato tutto, risaldato e tutto torna alla normalità. Quindi andiamo a mettere tutto. Andiamo a unire Ti porto qua la tutto. tuta. Porta la tuta pure a voi. Ti porto la disca lui. Siamo regalati, ci vediamo. Io ce l'ho, anche già con la tuta. Sì, però poi tu non vieni più, sì, quando devi venire, vieni. Ma io perché lo torno da Il sistema, questo è quello che ci va a fare seriamente, il sistema all'oscia, buono. Oh, ci vediamo se ti mette. Ci vediamo Qui coach. hanno già Coach. cambiato anche Ciao. Ciao, come stai? le camere frontali, queste qui, perché c'è un timbrino sopra e quindi già il Face ID qui se n'è andato. Adios. Adios, se n'è andato. Allora, andiamo a prendere il nostro schermo. Qual era questo qui? No, questo è un altro, questo. E andiamo a verificare se effettivamente il problema si risolve. Andiamo a fissare almeno una parte. Sono arrivati tutti senza viti, eh. Quando ho cercato di smontarlo erano già tutte senza viti. Quindi vediamo se riusciamo a mettere qualcuno giusto per no. Andiamo alla ricerca delle viti, andiamo alla ricerca delle viti, niente, viti non ce ne sono. Dobbiamo provare così. Andiamo a mettere Ok, andiamo a mettere la nostra batteria, che anche questa è tutto un dire, perché non tiene niente. Dopodiché prendiamo la nostra SIM, una SIM che abbiamo noi di prova. Adesso mettiamo il nostro carrellino.
Vediamo. Prima vi ricordo che non riuscivo a prendere proprio il segnale. Si è staccata la batteria e ti pareva. Sta caspita di batteria. Niente, tengo io. Allora. Andiamo a vedere se effettivamente la sim già la vede, cosa che prima non vedeva. Andiamo a verificare se prende il nostro segnale. Mi metto un po' più vicino così lo vediamo insieme. Nessun servizio. Eccoci qua. Team. Ok? Lo vedete? Team. Quindi abbiamo la nostra scritta team. C'è il display rotto, però c'è scritto team. Ok? Quindi il telefono è tornato a funzionare. Niente, come sempre un ringraziamento a tutti voi, chi mi segue. Se avete delle domande, delle richieste, potete farle tranquillamente senza nessun problema. Per qualsiasi cosa potete contattarci qui sotto nei commenti oppure tramite WhatsApp al nostro numero che lascerò sempre qui sotto nei commenti. Ancora grazie a tutti e al prossimo video. Ciao!